So if we can just do the word cloud for session four. The word cloud question was, what words would you describe changes to commercial dispute resolution which should be focused on in the future? We didn't put the time element in. And so what are some of the ideas that came out in your groups that you would like to put in this list? Again, this is probably our most important word cloud because this summarizes the result of all of your discussions about what you think would be the best possible changes for the future to put in there. So if you can all do a few thinking, maybe the panelists, if you have the time to put these ideas in as well. Tanto grazie anche da parte mia agli organizzatori di questo meraviglioso incontro. Immagino che sarete tutti un po' affaticati, però vi chiediamo di resistere. Direi che anche l'occasione di questa sessione è molto interessante perché abbiamo tra i nostri relatori esponenti di tutte le categorie di voto e questo mi sembra molto interessante e vorrei anche presentarveli meglio. Quindi abbiamo il dottor Alessandro Schiavino della PricewaterhouseCoopers, che è una network internazionale che offre servizi professionali alle imprese. Al mio fianco abbiamo la dottoressa Maria Giuliana Civinini, che è giudice e vicepresidente del Tribunale di Livorno. Abbiamo l'infaticabile Chiara Tondini della Camera di Commercio, il professor Giovanni Cosi dell'Università di Siena, che quindi ci potrà dare la visione anche dei cosiddetti influencer, Leonardo D'Urso, che è cofondatore della ADR Center, che è uno dei principali organismi che erogano servizi di risoluzione alternativa, e poi abbiamo l'avvocato Maria Cristina Serturini, che è responsabile legal and contract di Thales multinazionale francese, che opera in molti settori, l'aerospazio, la difesa, i trasporti e le infrastrutture critiche. Quindi abbiamo anche l'esponente delle parti e anche quelle parti sofisticate, come abbiamo cercato di parlare poco fa. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul fatto che questi risultati che adesso andiamo a verificare insieme risentono in parte anche delle precedenti sessioni. La parola principale qui è tecnologia, che in qualche misura ci ha fatto molto discutere e riflettere. E poi vi dicevo la composizione dei votanti per poter capire. Abbiamo visto che la percentuale maggiore sono i mediatori, quindi coloro che erogano questi servizi alternativi. Poi gli avvocati cosiddetti esterni alle aziende, gli utilizzatori e quasi nella stessa percentuale dei soggetti che possono influenzare, quindi qui nella persona del professore. E in ultimo abbiamo una percentuale più residua da parte dei giudici e arbitri. Allora andiamo magari alla prima domanda, se è possibile, che dice chi ha maggiore responsabilità nell'intraprendere azioni per promuovere un miglior accesso alla giustizia. Ed effettivamente vediamo che convergiamo in maniera sensibile sulla responsabilità di governi e ministeri della giustizia, quindi forse mettendosi anche un po' in sistema, in un'ottica di visione futura, con quella visione che ci hanno fatto vedere prima comparativa delle risposte che davano a New York rispetto alla risposta che abbiamo dato a Firenze. Poi abbiamo i fornitori di servizi giudicativi, quindi si risente secondo me, a mio avviso, di chi ha votato, dell'esperienza nostra, per cui abbiamo prevalentemente mediatori e avvocati esterni, e nella nostra esperienza dove l'accesso alla mediazione è molto orientato dalla obbligatorietà, evidentemente abbiamo questa esperienza che mi sembra positiva, e poi gli avvocati esterni. Allora io chiedo anche ai miei interlocutori di commentare questi dati, cominciando dall'avvocato, dal dottor D'Urso. È un dato importante quello che in tutte e cinque i gruppi al primo posto si ritiene che i governi, le leggi sono i maggiori influencer della mediazione. Molti di noi, io credo, ha un approccio un po' particolare da economista, io non sono un avvocato, e noi in Italia, in Europa, la
il movimento di ADR ha ormai 20 anni e abbiamo visto in diverse giurisdizioni diversi modelli di leggi sulla mediazione. Oggi non c'è bisogno di dire di è importante scambiarsi opinioni, però bisogna soltanto andare a vedere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi ultimi 20 anni e vedere appunto e cercare di capire il perché ha funzionato, alcuni modelli hanno funzionato e alcuni modelli non hanno funzionato. Vi faccio soltanto due esempi che spiegano secondo me anche questi risultati. L'esempio ovviamente italiano e per anche i nostri ospiti stranieri, ma anche quelli diciamo anche italiani, vorrei fare una precisazione in cui tengo molto. In Italia non c'è la mediazione obbligatoria. Non è vero che c'è la mediazione obbligatoria. Questo è uno scoop. Abbiamo 3 modelli di mediazioni la legge attuale, 3 modelli di mediazioni contemporaneamente, 2 sulle nuove, diciamo, nuovi casi, cioè la mediazione obbligatoria, c'è l'obbligatorietà di un primo incontro praticamente gratuito in cui se le parti partecipano possono opt out senza alcuna sanzione. Per cui è un buon bilanciamento fra obbligatorietà di incontrarsi faccia a faccia con un mediatore e volontarietà di proseguire. Questo modello di mediazione, tra virgolette, obbligatorio del primo incontro è applicato soltanto, e pochi lo sanno, nel 10% delle controversie civili e commerciali. Cioè le materie, tra virgolette, obbligatorie contano solo il 10% di tutte le materie civili e commerciali. Il secondo modello è la mediazione volontaria, perché nel restante 90% delle controversie civili e commerciali vige la mediazione volontaria. Il terzo modello è invece nelle cause pendenti in cui abbiamo la mediazione ordinata dal giudice. E guardate, è un laboratorio, credo, unico al mondo, perché che dimostra una cosa fondamentale. Nello stesso paese, con la stessa cultura giuridica, con gli stessi avvocati, abbiamo dei risultati completamente diversi in questi 3 modelli. La driving force è la mediazione del primo incontro, perché l'80% delle mediazioni provengono da lì. Perché, allora perché gli avvocati si comportano in un modo quando c'è il primo incontro e in un altro quando nella mediazione volontaria che conta soltanto il 10%? E anche, ahimè, le mediazioni ordinate dal giudice sono pochissime. L'anno scorso abbiamo avuto circa 18.000 mediazioni delegate, che in realtà non tutte sono mediazioni delegate pure, che contano circa meno dell'1% sul pendente. Mentre se prendiamo una ratio, un indice di mediazioni svolte, circa 200.000 l'anno scorso, sul numero delle materie obbligatorie, noi abbiamo oggi più mediazioni che cause in quelle materie. E vi faccio soltanto un esempio di come occorre guardare al passato, vedere anche contro le nostre opinioni. Io ero un believer della mediazione volontaria, purtroppo non ha avuto successo, e non ha avuto successo secondo me in nessun paese al mondo, almeno nel short periodo, nei 3-4 anni. Vi faccio un esempio fondamentale della differenza tra modelli. La Romania qualche anno fa aveva mandatory first meeting, cioè l'obbligatorietà del primo incontro. Non ha funzionato, la Corte Costituzionale ha ritenuto quella legge incostituzionale perché impediva l'accesso alla giustizia, e molti pensavano che è un po' come l'Italia. In realtà no, mancava una cosa molto importante, la sanzione per la controparte se non partecipava al primo incontro. Cioè era diventata in Roma, cosa che invece da noi c'è. In Romania era diventata l'obbligatorietà soltanto per l'attore, per il plaintiff, ma non per la controparte. E chiaramente era una perdita di tempo, perché il 95% delle volte la controparte non si presentava. Ecco, soltanto per vedere come invece il nostro modello, stranamente in Italia, è una best practice che adesso moltissimi governi ci stanno copiando. Quindi mi sembra che tu dica
Anche se la percentuale di mediazioni che sono obbligatorie, vuoi che siano per legge o perché c'è un ordine del magistrato, è molto bassa, la tua esperienza è di renderla stabile questa obbligatorietà. Mi sembra che sia questo. Dovrebbe essere stabile. Io vorrei sapere su questo che cosa pensa il professor Cosi relativamente al futuro, perché qui stiamo parlando non più della realtà ma in un'ottica futura. Probabilmente D'Urso ha ragione dal punto di vista del breve e anche del medio termine, però sul lungo termine io ho dei dubbi forti sull'obbligatorietà dell'istituto. Si tratta di un ossimoro, un po' una contraddizione in termini, che tra l'altro poi si è scontrata anche con delle difficoltà tecnico-legali. La vicenda italiana mostra chiaramente come voler imporre un istituto, fra l'altro in maniera abbastanza affrettata, su pressioni dell'Unione Europea del 2009, come è successo, l'ha esposto poi ad una smentita di fatto sia tecnica che culturale, perché non c'è niente di peggio che affermare qualche cosa come fondamentale per poi dopo vederlo smentito appunto nella sua funzione. Il punto di base, secondo me, ed è chiaramente un discorso anche questo di medio e lungo termine, evidentemente, è quello della formazione. Ecco, infatti volevo riallacciarmi alla seconda domanda. Perché è un po' di formazione professionale. Fa da sistema, no? Perché poi la seconda domanda dice, per aiutare le parti, quale può essere il modo più efficace per comprendere le differenti opzioni? E effettivamente c'è una risposta straordinaria, perché c'è un 72% che parla proprio di elemento di educazione, certo. No? Ma è l'unico modo, l'educazione del tecnico, io non intendo l'educazione del cittadino. Mi riferisco a una, ormai storica, anche quella era una Pound Conference del 1976, quella sulla situazione disastrosa americana, non sapevano da che parte, che pesci pigliare letteralmente. Lo hanno provato con l'arbitrato preventivo obbligatorio, gli era andata malissimo. Beh, lì l'idea venne dalle università, ci fu un docente di Harvard, Frank Sander, che disse: finché il cittadino americano, andando dal proprio avvocato per far valere il proprio eventuale diritto, perché ricordiamoci che a tutti i cittadini di qualunque paese del mondo non interessa tanto l'accesso alla giustizia, questo è un termine alto, interessa l'accesso al proprio eventuale diritto, non è l'apparato che gli interessa, comunque sia. Si sentirà offrire dal proprio legale sempre e soltanto litigation, sempre e soltanto litigation noi avremo. E da lì partì il program of negotiation e ciò che poi si è sviluppato nelle università americane. Formiamo i combattenti del foro anche alla negoziazione e poi anche alla mediazione. Saranno loro poi ad offrire il prodotto che hanno imparato a gestire ai propri clienti, e ci saranno risposte positive, ci saranno risposte negative, ci sarà un feedback diverso da luogo a luogo. È andata così, non è andata per via di imposizioni. Da noi è andata diversamente. Qual è il risultato però attuale praticamente? Che la mediazione, comunque essa sia preventiva, obbligatoria o altro, è nelle mani degli avvocati. Perché gli avvocati hanno ottenuto la pronuncia della Corte Costituzionale dell'ottobre del 2012, che ha dichiarato illegittimo in gran parte il provvedimento del 2009-2010. È stato reintrodotto con la clausola: gli avvocati sono mediatori di diritto. Quindi il problema si sposta. Se l'avvocato è un mediatore di diritto, colui che sarà un avvocato deve essere formato alla mediazione. E questo può avvenire solamente all'interno delle università e poi a rebur, a risalire nelle scuole precedenti. Questo è chiaramente un progetto di lungo termine, però non soltanto l'insegnamento del come si media, delle tecniche, delle forme di comunicazione, di gestione del conflitto, eccetera, ma anche all'interno delle singole, come si chiamano in Italia, materie, settori di insegnamento, vedere nel commerciale qual è lo spazio della mediazione, vedere nel penale qual è lo spazio della mediazione, vedere nel civile, nel lavoro qual è lo spazio della mediazione e così via. Tutto questo in Italia ancora non viene fatto se non per buona volontà di qualche sede universitaria. Questo è lo stato dell'arte attualmente. Possiamo passare alla... salvo che qualcuno di voi voglia fare altri... Lei, dottoressa Civinini, sì. Un breve commento, tornando indietro al secondo elemento emerso nelle risposte alla prima domanda. La seconda categoria che viene individuata dopo il governo, il Ministero della Giustizia, l'amministrazione, come un soggetto che può favorire
lo sviluppo della mediazione sono chi si occupa di adjudicative justice, quindi giudici e arbitri, che almeno nel nostro sistema sono prevalentemente avvocati, per cui diciamo si torna un attimo alle problematiche che erano già che sono già state evidenziate. Dal mio punto di vista, mi occupo di mediazione da moltissimi anni come esperto formatore, e quello che emerge anche dall'esperienza internazionale è che difficilmente il cittadino che ha davanti a sé la scelta di un giudice rispetto al quale la Costituzione, le leggi e i sistemi di selezione danno garanzie di imparzialità e professionalità possa scegliere un soggetto del quale non conosce sufficientemente, non sa quale sia la sua formazione e dubita o può dubitare della sua imparzialità di fronte alle parti che si trova davanti. Per questo un ruolo fondamentale ha la Corte per orientare la scelta del cittadino verso il tipo di soluzione che meglio si adatta alla controversia che lo interessa. E qui l'esperienza americana del multiple door court: entri in corte, ma poi all'interno della corte hai diverse porte a seconda di quello che è il tuo tipo di controversia. E ancora di più, a mio avviso, l'esperienza canadese, soprattutto del Quebec, che in via di prassi e poi in via di normativa ha introdotto la possibilità di un giudice che fa conciliazione o comunque incontra le parti in un momento pre-conflittuale e poi le orienta o verso una soluzione conciliativa o verso una soluzione giudiziale in senso stretto, si è rivelato un sistema vincente. E diciamo, nelle prassi dei tribunali italiani, dove maggiormente si è sviluppata la sensibilità verso la conciliazione, questo si dimostra vero. L'interazione tra giudice, avvocato e parti nell'individuare, come si farebbe per il medico specialista, necessario per la patologia, il tipo di aggiudicatore necessario per il conflitto, a mio avviso è formula vincente. Quindi dovremmo operare come collaboratori nel trovare le soluzioni migliori anziché come antagonisti, come a volte succede. Sì, è molto interessante quello che sta avvenendo, perché dalla mia percezione di avvocato e di mediatore in Italia che opera, mi rendo conto che siamo tutti coinvolti nel presente, e cioè l'obbligatorietà come esperienza, l'avvocato che in Italia comunque accompagna obbligatoriamente i clienti alla mediazione, mi riferisco ovviamente all'avvocato esterno, e la necessità di questo dialogo comunque all'interno del Palazzo di Giustizia, che può rispondere effettivamente in una logica futura con questa idea delle più porte, no? Che si, con le quali, alle quali si accede, però è sempre un accesso alla giustizia. Se possiamo passare alla domanda 3, secondo me c'è anche un'altra chiave di lettura che in un'ottica futura potrebbe far vedere a tutti noi che operiamo comunque dentro, anche noi, dentro una cornice che potrebbe essere in parte scardinata, forse anche con dei vantaggi economici. E mi riferisco, vorrei l'intervento del dottor Schiaffino, perché la terza ci dice: i politici, i governi, gli amministratori dove dovrebbero focalizzare la loro attenzione per promuovere un migliore accesso alla giustizia. Stando alle risposte che ci siamo dati fino ad ora, magari il permanere dell'obbligatorietà, implementare l'educazione, dare più risorse di competenza ed economiche ai tribunali per poter offrire un servizio a raggiera. Però tra le risposte della domanda che qui ci viene posta, secondo me ce n'è una molto interessante, che riguarda la valutazione preventiva o in fase iniziale della questione conflittuale. Allora, questa prevenzione dove inizia, dottor Schiaffino? Innanzitutto non sono legale, sono anch'io, vengo da studi economici, quindi l'attività che svolgiamo in particolare sono quella di valutazioni, quindi veniamo nominati come consulenti tecnici. Quello che vediamo dalla nostra esperienza è che spesso veniamo nominati appunto nella parte patologica, quando ormai siamo già in un processo avanzato. L'ideale sarebbe riuscire a spostare questo tipo di analisi preventivamente per capire esattamente cosa si ha in mano e eventualmente scegliere
con quello che si ha in mano il procedimento migliore. Questo oltre che arrivare probabilmente magari un processo di mediazione, che può essere quello auspicabile, può facilitarlo e allo stesso tempo può ridurre sensibilmente i costi anche dell'attività, perché in questo modo, sapendo chiaramente cosa si ha in mano, si riesce a tagliare i tempi e arrivare a una soluzione quantomeno più facile e preventiva. Infatti, se vedi, è la terza. Esatto. La terza, e nelle tue invece desideri di voto mi sembra che dovrebbe essere più avanti. Ragionevolmente sopra, perlomeno dalla nostra esperienza, quello che vediamo è che si incardina un procedimento più su, in alcuni casi più sull'aspettativa che su quello che realmente sia in mano. Cioè, spesso ci troviamo in un secondo momento a dover giustificare quello che è stato richiesto all'inizio in un eventuale risarcimento, mentre invece sapendo preventivamente dove vogliamo andare, magari si riesce a gestire meglio e in un certo qual modo si riesce anche a convincere una delle due parti ad andare verso la mediazione, perché c'è più consapevolezza si ha più consapevolezza, perché poi spesso, prima ce lo dicevamo, no? Guida quasi più l'aspetto psicologico che quello tecnico, perché ho ragione e quindi arrivo fino alla fine più, mentre invece scontrarsi contro in alcuni casi l'oggettività può aiutare a scendere un po' più, diciamo, a miti consigli e prendere una via che può essere appunto quella di arrivare a un accordo. Della prevenzione intesa come consapevolezza rispetto a una delle parole chiave che si vedevano nelle sessioni precedenti, sì, dove campeggiava anche ignoranza, ma immagino nel senso proprio del non avere conoscenza degli strumenti. Esatto. A questa terza domanda mi sembra che ci sia comunque molto valore rispetto alla risposta numero uno, cioè legislazioni o convenzioni che promuovano la conoscenza e rafforzano l'esecutività, includendo quella degli accordi raggiunti in mediazione. Quindi poter dare un effetto quasi coercitivo o comunque di garanzia che una volta che si trova la soluzione, quella sarà correttamente adempiuta. Non so se la dottoressa Tondini su questo vuole fare una riflessione. Sì, effettivamente il dato è rilevante, 63%, e analizzando anche le singole categorie di stakeholder mi sembra che sia un aspetto abbastanza condiviso, quindi la certezza, diciamo, di poi poter usufruire di quel prodotto che sarà l'eventuale accordo in mediazione. Quello che però mi fa riflettere è questa esigenza la vediamo quindi sia a livello domestico, quindi ovviamente il nostro decreto 28 prevede l'esecutività degli accordi raggiunti in mediazione, e un'esigenza anche a livello internazionale. Penso ad esempio al lavoro che sta facendo il Working Group 2 di UNCITRAL sull'elaborazione di uno strumento che conferisca esecutività anche agli accordi raggiunti nell'ambito di procedure di mediazione internazionali. Quindi è sicuramente un'esigenza sentita. Quello che poi però mi fa riflettere è l'esperienza pratica. Cioè, di fatto, io vedo, in base anche all'esperienza del servizio di mediazione domestica della Camera di Commercio, che, ad esempio, da quando è entrato in vigore il decreto 28, avremmo avuto conoscenza di un paio di casi di accordi andati o all'omologa o comunque che è stato necessario eseguire. Quindi io dico, è un'esigenza concreta oppure è proprio la consapevolezza, cioè è una rassicurazione che serve a chi non sta usando oggi la mediazione per essere incoraggiato a provarla. Ed è anche il motivo, penso, che ha spinto il Working Group 2 a iniziare questo progetto. Quindi il dire, bene, ti dico che se provi lo strumento e ne provi l'efficacia e un buon accordo, quindi non avrà bisogno poi di andare all'esecuzione. Quindi gli accordi, la regola è che gli accordi in mediazione vengono eseguiti spontaneamente. Però se ti serve questa certezza per essere incoraggiato a provare uno strumento, bene, ci lavoriamo. Forse a livello internazionale questo si spiega, perché è chiaro che nel momento in cui poi ci si trova a dover far eseguire un contratto in un contesto giuridico internazionale, è chiaro che
lavora in un contesto molto più complesso di quello domestico e quindi vale la pena, anche se poi la probabilità di trovarsi di fronte ad una corte straniera sarà remota sicuramente. Penso anche, e qui non so, ovviamente anche se gli user in sala o la dottoressa Sertorini mi potranno dare una risposta in questo senso, cioè quello che io vedo, un po' la reticenza ad utilizzare la mediazione a livello puramente volontario, anche per gli in-house counsel che ancora non lo fanno, potrebbe essere il fatto che la mediazione non garantisce un risultato oggettivo, cioè l'arbitrato garantisce il lodo, il giudizio garantisce la sentenza, la mediazione non ti garantisce l'accordo, anche se ovviamente a volte è meglio non raggiungerlo, no? La buona mediazione non è detto che ti porti ad un accordo, ti porta comunque ad una maggior consapevolezza, questo è chiaro. Però ecco, non so se c'è una difficoltà, no? Anche a investire in uno strumento che poi non assicura, diciamo, un esito oggettivo, a livello economico dico, a convincere magari anche le aziende ad investire economicamente in uno strumento. Questo aspetto è fondamentale, anche perché nel mondo aziendale, soprattutto quello delle grandi corporation, i tempi sono a volte un driver maggiore rispetto a quello del costo. La mia multinazionale, ad esempio, pur essendo come tutte le multinazionali soggette a una cost review costante, investe in arbitrati che tutti sappiamo essere estremamente costosi e non investe in mediazioni, perché effettivamente viene visto l'intero percorso della mediazione a volte dilatorio o puramente preparatorio rispetto a quello che poi potrebbe essere il procedimento giudiziale ordinario o l'arbitrato. E quindi l'azienda a priori dice: se devo comunque spendere magari non tanto per avere per una fase intermedia dove il risultato è incerto, preferisco bypassare completamente questa fase e accedere ad altre forme di tipo aggiudicativo, che sono giustizia ordinaria o arbitrato. Quindi di sicuro per le grandi corporation il discorso tempi e il discorso certezza ovviamente del risultato, cosa che con la mediazione ancora non ho, sono i due driver fondamentali, prima ancora del costo. L'altro aspetto da valutare, legato al perché ancora le corporation, pur avendo clausole nelle nostre condizioni generali di acquisto di vendita cerchiamo di imporre ai fornitori, e quando riusciamo con i clienti che hanno sufficiente cultura giuridica a portare anche loro verso l'accettazione di clausole che prevedono la mediazione prima di entrare in una vera fase di litigation, troviamo ancora resistenza perché purtroppo il mediatore non viene ancora visto come un professionista in senso tecnico. Mentre al giudice è riconosciuto di default il ruolo di gestore del giudizio, all'arbitro, anche nel settore dell'arbitrato sia nazionale che internazionale, è riconosciuta una professionalità e un'expertise direi indiscussa. Questo non accade con il mediatore, purtroppo. Il discorso che si faceva in precedenza legato a come standardizzare in qualche modo e trovare dei protocolli di accreditamento della figura del mediatore, e quindi come ancora la formazione, come diceva prima il professor Cosi, diventa un momento di riflessione fondamentale, è effettivamente così. Cioè, fin tanto che il mediatore, perlomeno per quanto riguarda la legislazione italiana, è una figura che con 3 anni di laurea breve più un mini corso di qualche mese può mettersi a fare mediazione, le multinazionali non lo sceglieranno come percorso, cioè non c'è un'affidabilità. Sì, inizia ad esserci un problema di certezza sul risultato e quindi è una fase intermedia, forse con un risultato positivo, forse no, perché se non raggiungo l'accordo parto da zero. Allungo i tempi, secondo elemento, e tempo uguale denaro in azienda, in più non ho certezza circa la figura a cui mi affido, definitivamente questo strumento non viene scelto. Certo, quindi mi sembra però che anche nella sessione precedente il giudice Marinari dicesse appunto che c'è poi una risorsa che forse non conosciamo, e che il mediatore, non avendo funzione aggiudicativa, può essere scelto dalle parti, no? Quindi una volta che si riuscisse a trovare la standardizzazione o comunque quella trasparenza, no? Esatto. Della qualità, effettivamente la conoscenza, no? Dello strumento potrebbe essere poi la scelta anche del mediatore, una componente. Intuitivamente, quindi probabilmente, allora, le soluzioni possono essere ovviamente molteplici. Il fatto che ci sia stata in Italia una frammentazione
esasperata negli ultimi anni sull'individuazione e la creazione dei centri di mediazione non ha favorito l'affidabilità, perché diceva il professor Cosa, quindi il fatto di ritornare, e credo che la tendenza sia adesso questa, ad avere centri importanti di riferimento a livello nazionale di mediazione già è indice di uno scrutining che in qualche modo assicura la professionalità e l'expertise di chi lavora in quel settore e offre poi il servizio di mediazione. Quindi questo è di sicuro un primo passo. Il secondo passo è quello, questo probabilmente attraverso un iter legislativo, o di favorire che anche l'accordo di mediazione, ovviamente una volta firmato si sa che è esecutivo, ma favorire che la procedura di mediazione in qualche modo, se attivata dalle grandi corporation, possa portare, o anche dal singolo individuo, possa portare dei benefici fiscali. Quindi, a prescindere dal risultato che ottengo, perché magari non avrò l'accordo, ma se però io ho comunque tentato la fase di mediazione, lo Stato mi riconosce una defiscalizzazione XY, perché comunque ho cercato di evitare di ingolfare le corti, e lo stesso il cittadino, una defiscalizzazione. Cioè, questo può essere un aiuto. Perché ovviamente non possiamo stravolgere la natura della mediazione. La mediazione non nasce né come arbitrato dove c'è un terzo con poteri decisionali, né tantomeno come giurisdizione dove il giudice per natura decide. Quindi per non stravolgere lo strumento della mediazione si tratta di trovare degli accorgimenti per i quali chi ha interesse, comunque senza aver assicurato il risultato finale dell'accordo, può avere comunque un beneficio. E su questo è interessante anche allora andare alla domanda 4 e poi prego, dottoressa Tondini, intanto grazie. Sì, io infatti volevo un po', siccome ovviamente questo panel è un po' rivolto al futuro, no? Quindi quali possono essere le azioni per il futuro per migliorare il panorama degli strumenti di risoluzione delle controversie. Per quello che riguarda la mediazione, potenziali azioni potrebbero essere appunto queste, quindi la creazione di standard di mediatori che in qualche modo diano certezza, quindi questo concetto di certainty è ricorrente quando si tratta di incoraggiare la mediazione, quindi la creazione di standard come sta facendo IMI, vediamo che noi come Camera di Commercio abbiamo la Florence International Mediation Chamber e nel regolamento tutti i mediatori iscritti devono essere proprio certificati IMI, quindi molto modestamente ci siamo affacciati da poco sulla scena internazionale e abbiamo voluto farlo nella maniera meno rischiosa possibile, però effettivamente è un buono spunto per dare sicurezza nell'affrontare la mediazione e l'esecutività dell'accordo, gli incentivi fiscali, perché effettivamente a mio avviso bisogna davvero evitare che tutte quelle che sono le esitazioni che in qualche modo fanno svicolare dalla mediazione ed andare verso altri strumenti impediscano l'utilizzo di questo strumento che invece per le aziende è prezioso, perché non perdiamo di vista i vantaggi della mediazione, quindi il preservare le relazioni commerciali è anche quello un vantaggio economico, perché le aziende investono nel creare le relazioni con clienti, nel creare le relazioni con fornitori. Il fatto di avere il controllo dell'esito della composizione del conflitto. Quindi sono veramente valori che meritano di essere preservati. Quindi direi, cioè, interroghiamoci, vale la pena veramente soffermarsi a pensare. Prego. Sì, c'era anche dalla platea l'avvocato De Berti che voleva intervenire. Prego. Non so. Sì. Non so, qua non ci sono, credo. Grazie. Allora, tutti pensiamo a come cambiare la norma, però incominciamo magari a cambiare le prassi. Parlerò di una mia prassi personale che ho provato e sperimentato su me. Io sono mediatore a tempo pieno, ogni tanto mi capita di fare l'arbitro, una volta mi capitava più spesso, adesso mi piace di più fare il mediatore. Allora, come arbitro io ho applicato a me stesso una prassi, specialmente quando sono arbitro unico o presidente, perché non posso imporlo agli altri. Io divido il mio arbitrato in due parti. Lo dico le parti, mi pagano la prima metà, e la prima metà si fa, cioè si concorda quello che costa, sto parlando di roba ad hoc, naturalmente, si concorda ciò che costano le due, si divide in due. All'inizio le parti mi danno la metà di quello che alla fine mi dovranno dare. Si fa la parte, diciamo, istruttoria.
cioè lo scambio di tutti i documenti, di tutte le parti scritte, non si arriva normalmente fino anche a sentire i testi, ancor meno a fare una consulenza tecnica. A quel punto si fa un robusto tentativo di conciliazione. È conciliazione, io sono l'arbitro. Non credo molto, so che è una cosa affascinante, ma non credo molto nell'ARBMED, cioè faccio l'arbitro, mi metto il cappello, faccio il mediatore, poi rimetto il cappello e faccio l'arbitro. Non ci credo perché è un po' dura passare da uno che sente tutte le cose più confidenziali e poi se le cancella dai lobby frontali. Quindi o faccio un robusto tentativo di conciliazione o addirittura, come un recente caso che adesso vi dico in sintesi, li mando in mediazione. Il caso specifico era l'arbitrato in cui mi sono trovato nominato presidente di una terna arbitrale, come dico io, di nomina reale, cioè nominato da una sola entità, un ordine professionale. Era, ho scoperto, un arbitrato, meglio, era un arbitrato fra due grosse entità, soci al 49% e 51% rispettivamente, in una entità comune, che a un certo punto, in quello del 51%, aveva deciso di cambiare la politica. L'altro, che era entrato con il 49% a un certo punto della storia della società, mettendoci una paccata di milioni, chiaramente la cosa non gli andava, perché era entrato solo per fare quella politica. Erano già con me, col mio, al terzo arbitrato, e un quarto stava arrivando. Allora, io ho fatto la fine, quando ho fatto la mia pausa, ho fatto questo discorso ai rappresentanti che erano due esperti, competenti e agguerriti imprenditori. Ho detto, signori, citando un giudice americano che avevo trovato in una cosa, mi sorprende che due persone come voi, così, ho citato proprio, virgolette, due persone così brave, esperte, competenti nel vostro settore, si rimangono uno come noi, come me e come noi, che siamo totalmente inesperti nel vostro settore, per decidere il vostro caso. Questo è un caso che dovete decidere da un punto di vista commerciale, è evidente. Cioè, cos'era evidente? Che l'uno doveva rilevare l'altro, perché a un certo punto era chiaro che l'altro non poteva lasciargli una paccata di milioni per continuare a far che cosa non si capiva. Quindi io vi invito fortemente ad andare in mediazione e vi dico, questo organismo, siccome venivano da un certo organismo professionale, è andato, hanno un organismo, fate con loro, come siamo stati in mediazione, noi, fatevi dare un mediatore. Questo è successo. È stato difficile, la cosa più difficile è stata mettere insieme tre collegi di difesa in entrambi gli arbitrati per convogliarli tutti su una sola mediazione. E hanno raggiunto la mediazione? 8 mesi dopo. Guarda Giovanni, dobbiamo stringere. Arriviamo alla conclusione. La conclusione è che 8 mesi dopo, non so poi cosa abbiano fatto, ma sono venuti e detto, ok, benissimo, abbiamo concluso tutti gli arbitrati, siamo a posto. Allora io dico a coloro che sono provider qui, e sentendo, mi è interessato molto sentire quello che tu dicevi a proposito del fatto che una multinazionale dice non posso perdere il tempo della mediazione, sono pochi, poco tempo, ma c'è fretta, andiamo all'arbitrato internazionale, che è una cosa comunque semilunga, ma sinceramente non è come la causa in Italia, insomma, vabbè, in un certo numero di mesi si fa, non perdiamo tempo e energia, andiamo in arbitrato, okay? E l'ho visto capitare anche con me. Allora, perché negli organismi di mediazione, che hanno spesso sia l'arbitrato, scusate, organismi di ADR, che hanno spesso arbitrato, è messo, c'è un regolamento per l'arbitrato, c'è un regolamento per la mediazione, si dice si può fare anche l'altro, ma invece dovrebbero mettere come regolamento che arrivati a un certo punto dell'arbitrato si fa la mediazione, o meglio, si offre alle parti di fare la mediazione. È un'offerta dovuta, l'organismo, l'ente, la Camera, quello che è, la dice adesso vi fermate tutti per un mese e decidete se andare in mediazione. Se volete andare in mediazione, questa è la mediazione, questo è il mediatore. Mettetelo nel regolamento. Grazie Giovanni. Queste le parti saranno invogliate a farlo perché non viene dall'uno o dall'altro. Nessuno è lì che chiede di discutere perché effettivamente l'arbitrato sta buttando male. Dateglielo a fare. Grazie. E c'è anche un intervento di Stefano Catelani che non vedo, eccolo. No, io sarò breve perché so che c'è poco tempo, quindi posso dire semplicemente che sono d'accordo con molte delle cose che sono state dette, in particolare con quello che è stato detto da Chiara Tondini e da Cristina Sterturini. E a questo proposito vorrei semplicemente riportare un fatto. Abbiamo avuto una discussione a Ginevra con Michael Schneider, che come forse sapete
il presidente del gruppo dell'UNCITR. E una delle obiezioni che sono state fatte è proprio quella che dice: ma non sono molti i casi di accordi transattivi che non vengono eseguiti. Ed è vero, probabilmente si tratta di poche eccezioni, però credo anche l'altro argomento che è venuto fuori durante questa conversazione molto interessante è stato proprio quello del marketing tool, cioè vale a dire che specialmente all'interno delle aziende l'esistenza di questa convenzione sarebbe un ottimo marketing tool per vendere la mediazione e servirebbe a evitare tutte quelle obiezioni che spesso vengono fatte. Esatto, it's the same as my mentor here suggested. It's the same impact which the New York Convention had on arbitration. E specialmente in arbitrato, specialmente nella mediazione, una delle classiche obiezioni che io mi sono sentito fare tante volte, specialmente dai nostri, quando si propone perché non è prevista nella clausola, è: non ci siamo riusciti noi, dopo mesi di discussioni e di trattative, perché ci deve essere un terzo che è più bravo di noi. Se si può aggiungere l'argomento che il terzo ci aiuta a prendere una decisione che poi è immediately enforceable in base a una convenzione, credo che sarebbe sicuramente un argomento in più. Grazie, certo. Va bene. Oh, volevo prendere, rispondere a qualche spunto interessante. Sì. Scusa. Ho avuto recentissimamente una discussione in Francia. Volete che mi presenti? Allora, sono Emanuela Pucci, avvocato adesso in pensione. Ho fatto l'avvocato per 33 anni a Milano. Sono mediatrice a Milano e a Lione. Recentissimamente ho avuto una discussione, sono intervenuta in un convegno di una compagnia nazionale di esperti contabili francesi che stanno discutendo proprio del ruolo del CTU nel processo. Stanno proprio discutendo di incrementare le capacità del CTU con una formazione in mediazione. Allora, secondo me è molto importante questo, perché anche una volta che si è al processo, falliti tutti gli altri tentativi in prevenzione, eccetera, se un consulente tecnico è formato alle tecniche della mediazione, della negoziazione, ed ha quindi un'ottica conciliativa, può essere un'arma e uno strumento molto più efficace. In Italia c'è uno strumento, cioè so che, però voglio dire, questo è il discorso, perché i francesi sono molto sensibili, perché in realtà loro al consulente tecnico d'ufficio non è consentito conciliare le parti. Poi il giudice gli dice nell'orecchio: fatelo, okay, se possibile. Ecco. Direi che questo si riallaccia anche alle sessioni precedenti, no? Dove vedevamo anche la necessità che ciascuno fosse preparato, no? Sì, alla mediazione, ma in termini di competenza, attore che del poi processo è sia formato a tecniche mediative, di mediazione. Siccome io poi ho il compito di tenere le fila, chiedo a tutti di essere più brevi. Quindi soltanto per riprendere il discorso sul cosa ci aspetta il futuro. E ancora una volta dobbiamo vedere, ormai possiamo vedere, non sono conferenze degli anni 90 o del 2000 in cui ognuno aveva un'opinione e non si sapeva quale modello potesse funzionare e quale no. Oggi abbiamo la fortuna nel 2017 di aver visto tantissimi modelli in pratica. Però due spunti interessanti sul ruolo del giudice dei tribunali. Nel nostro punto di vista, noi abbiamo 30 sedi in Italia e vediamo tantissimo l'influenza dei tribunali.
senza, dico il peccato e non il peccatore, ovviamente, ma quando un presidente del tribunale non crede nella mediazione, a cascata i suoi giudici non credono nella mediazione, non rilevano l'esperimento, il mancato esperimento del tentativo di mediazione, gli avvocati vanno, non gli sembra vero, e per cui ci sono città in Italia, nonostante la legge, in cui non si, vi assicuro, non si fa mediazione. In giudici come a Firenze, come in parte in Roma, a Roma, a Milano, in cui, per cui è molto importante che i giudici. E poi l'altro importante dibattito, cultura, educazione versus legge. Io credo che, anche qui, andiamo a vedere il passato, in questo, sull'accreditamento e sulla formazione dei mediatori, il modello italiano non funziona, lo diciamo subito e chiaramente. In media l'accreditamento è stato è troppo blando, evidentemente, per cui occorre maggiore sicuramente formazione. Secondo me la formazione e la cultura, è come in matematica, lo dicevo, è un elemento necessario ma non sufficiente per promuovere la mediazione. Va di pari passo, deve essere pari passo a una riforma legislativa adeguata. Io in queste conferenze faccio sempre lancio una sfida. Dimostratevi con numeri, con statistiche. Pago un weekend a Roma tutto pagato un 5 stelle. Chiunque mi dimostri con statistiche date in un paese che soltanto con una promozione, soltanto con gli spot in TV o soltanto con la formazione si è riusciti in un breve periodo, intendo in 3-5 anni, a far decollare la mediazione. Non è successo mai in nessun paese al mondo e non capisco come può succedere nel futuro. E ancora una volta, è molto importante però parallelamente a un buon modello legislativo di mediazione. Rispetto alle tue osservazioni, può essere interessante vedere come è andata con la domanda 4 e anche poi la 5, perché parlano del quale tra le seguenti opzioni avrà un impatto più significativo sulla futura elaborazione di politiche relative alla risoluzione della controversia. E vediamo un elemento che era emerso nella sessione precedente anche con un certo vena di polemica, ma vedo che qui vince e stravince la richiesta di un livello più elevato di efficacia dei processi di soluzione anche grazie alla tecnologia, quindi evidentemente è passata la sua, mentre è interessante vedere che la parte relativa al essere presenti in questi procedimenti senza l'assistenza degli avvocati, che mi sembra che sia stato un motivo durante tutta la nostra giornata abbastanza focalizzato sul fatto che attualmente la percezione che abbiamo è che gli avvocati esterni alle aziende possano rappresentare un ostacolo all'accesso a sistemi alternativi. Però vedo che comunque non li vogliamo totalmente escludere dall'assistenza, no? Quindi forse si rientra anche a quella logica che dicevamo prima, non si esce comunque da uno schema di civiltà giuridica, no? E quindi c'è comunque una tutela giuridica, che questi sistemi non escludono la tutela giudiziaria ma la arricchiscono, per questo credo sia un valore fondamentale. Qui mi stanno dicendo che ci sfrattano. La 5 ci dice quali innovazioni e tendenze avranno una più significativa influenza sul futuro della risoluzione delle controversie. E che cosa abbiamo? Questo mi sembra veramente una serie di risposte che rappresentano anche molti ideali, no? Cambiamenti negli atteggiamenti collettivi verso la prevenzione della controversia. E a me verrebbe, per parlare a Colin Rule, se questo cambiamento negli atteggiamenti collettivi sia effettivamente utilizzare degli strumenti di tecnologia che ci aiutano anche a ponderare il valore delle cose di cui discutiamo in maniera razionale, obiettiva e non carica di elementi emotivi, perché altrimenti la risposta mi sembra incompatibile con la tecnologia, perché cambiare gli atteggiamenti collettivi, vorrei sentire anche il parere del professor Cosi, potrebbe voler dire cambiare il nostro modo di essere società. Ma in questa sezione, in realtà, come vi facevo notare prima quando eravamo nella nostra stanzina segreta, scusate, in realtà le prime quattro
domande sono la stessa domanda posta in maniera differente, insomma. Si tratta di problemi di comunicazione, problemi di cambiamento culturale, sono quelle famose cose del lungo periodo, cosiddetto, no? L'importante è che la matassa del lungo periodo, che ha il suo bandolo, venga questo bandolo trovato e facendo leva da qualche parte. D'Urso dice il legislatore, sì, d'accordo. Io ricordo l'esempio, anche perché avevo una... Era in contatto con chi aveva lavorato a suo tempo in quelle circostanze. L'esempio dell'Argentina, primi anni 90, grave inflazione processuale, praticamente tutta concentrata su Buenos Aires, tentativo obbligatorio di conciliazione, mandatory proprio, su tutto il contenzioso civile, mediatori portati dagli Stati Uniti perché altri non ve ne erano all'epoca. Dopo, se non sbaglio, 5-6 anni hanno tolto l'obbligatorietà, hanno continuato a praticare l'istituto. Ha funzionato in quel caso. Bastone, la carota, eccetera. Quindi a volte ci vuole, come si dice. Però sul lungo periodo il problema dell'educazione, secondo me, deve transitare attraverso colui al quale ti rivolgi per poter far valere il tuo eventuale diritto. Il cittadino che non sa cosa fare del proprio diritto, o che teme, o che pensa di averlo, o che pensa di perderlo, e che quindi è in ansia, tra l'altro, per prima cosa va dal suo tecnico, che può essere un avvocato o un commercialista. Se l'avvocato gli offre causa e litigio, solo quello avremo sempre. Per cui, siccome gli avvocati, divento noioso perché ridico la stessa cosa, sono mediatori di diritto, devono essere obbligatoriamente formati nella mediazione. Sbaglio? Comunque, dopo altrimenti la giornata fanno danno. Di oggi sarei un po' più positiva, professor sì, Cosi, perché secondo me comunque sono emerse già sì, nella platea certo. di oggi, anche tra voi, certo. tanti concetti trasversali, no? E forse ciascuno di noi ha dimostrato, ognuno nel proprio ruolo, di essere consapevole del fatto che l'altro può essere di supporto e non necessariamente un limite alla nostra operatività, no? Mi sembra che questo sia emerso. Sì. Come un altro dato che è emerso molto forte e sul quale anche io credo che rifletterò molto sia come mediatore che come avvocato, che le richieste della utenza sono comunque molto diverse, perché quando lei fa riferimento alla parte cittadino sembra che si identifichi con il soggetto persona fisica che si rivolge nelle sue difficoltà, nella sua semplicità, che è un valore da tutelare, al singolo professionista e quindi richiede ascolto. È una realtà ben diversa da quella che veniva rappresentata dai nostri interlocutori. Quindi effettivamente anche con questo spirito bisogna guardare alla tecnologia, no? La tecnologia in mano alle persone giuste non può che essere una risorsa, una grande opportunità, perché risolve il problema specifico. È chiaro che non possiamo farla calare su tutti, perché può darsi che invece la tecnologia ammutolisca le persone che, come lei dice, si sentono cittadine e perdono i diritti fondamentali, certo. di cui parlava anche oggi nella nostra introduzione la segretaria. La mia enfasi è sul fatto che vedo nel mio settore di interesse, quello dell'università, certo. una arretratezza terrificante da questo punto di vista. Si moltiplicano a volte degli insegnamenti inutili e non si tiene conto che si mandano in giro delle persone formate con delle carenze gravissime, strutturali, procedurali. Vedo che la dottoressa Civinini vorrebbe intervenire. Prego. Una battuta sul tema tecnologia che ha permeato un po' un discorso di fondo, un filo rosso nelle ultime due sessioni. A mio avviso la tecnologia dal punto di vista dell'aiuto alla uniformazione e dei processi, della gestione dei casi, della gestione della giurisdizione è fondamentale e lo vediamo con il processo telematico tutti i giorni. La mia corte è una corte molto avanzata sul piano tecnologico, sia nel civile che nel penale, e i risultati sono evidenti. Quello però a cui guardiamo è qualcosa di più, cioè è a un ingresso massiccio della tecnologia anche per risolvere le controversie. Questo penso che sia un tema che ci deve interessare tutti, sia adjudicative professional che alternative dispute resolutor, perché
probabilmente nel giro di 40 anni la scienza sarà in grado di creare forme di intelligenza artificiale che possano tranquillamente sostituirsi sia al giudice che al mediatore, facendo apprendere e facendo utilizzare al computer le regole di esperienza e tutte le regole inferenziali che noi oggi utilizziamo come giuristi. E se come mediatori o come giudici diveniamo un fattore troppo recessivo per l'economia, il rischio che ci troviamo è di avere un bel giorno svegliarsi con un robot che prende, tra virgolette, che prende il nostro posto. Mi dispiace, la parola che domina è proprio tecnologia. Io credo che dobbiamo assolutamente chiudere. Sì. Chiudere. Ringrazio tutti molto per gli interventi e ci alziamo e andiamo via, va bene? Thank you very much. Nostro futuro lo stai aspettando in 30 minuti, i bambini vanno a venire per una pièce d'opéra di teatro, e questo è il futuro. In the meantime, if we could have our final panel come and wrap up the discussions at this stage. Thank you very, very much for this very interesting panel, and to our moderator and panelists. Very stimulating discussion, probably one of the most interesting ones for session 4 in all the GPCs, although I say that to add every GPC, so all right, so let's have the Mike over to you, and Mike to the mic indeed, and with the understanding that okay, you have until so while the panel is coming up here, I thought I'd give you very good news, which is that at this hour, we're not going to go long, we're actually going to go short. So while it was planned to end at 6:30, we'll end it by 6:15, if not earlier. That's one thing. And while the panel's also getting set up, I'd like to share with you some of my, just one observation that I think you'll find interesting from my experiences at other GPC events around the world, which is the one question that everybody asks me when they find out I live and work in Italy, is they say, tell me about the Italian experience with mediation. It is, Italy is considered, although granted Colin in technology behind, but in terms of experimenting, Italy is clearly seen as being the country in the world. It's at the cutting edge of its willingness to try something new, to do things different, to recognize that it has a problem. And I'll tell you, I was involved a couple of years ago in a working group in Nigeria, in Lagos, and I saw a wonderful presentation by Judge Ayo Phillips, who was the chair of the local organizing committee for the GPC in Lagos, which was one of our first GPC events. She wanted to give a wonderful presentation about corruption in Nigeria, and the self-awareness, the awareness of the judiciary of where the problems are and how they where they need to begin to attacking them, starting with the registrar's office, the clerk's office, where they keep documents, all the way up through the judiciary. So it's really this self-awareness and this willingness to change, I think, is very encouraging, as we see from the GPC. So since everybody's mic'd up, I've written down a number of observations of the discussions that we had today. You know all of the panelists. I won't waste time by reintroducing them. But I'm going to go back to panel 3 for a second, since we had some exciting electricity there that was going. And I'm going to ask Colin to start this off. I mean, so we asked these questions, Colin. We put this together as lawyers, and we had academics. We had many professors from around the world, mediators, arbitrators, many people, leading thinkers in the field of dispute resolution who helped us put together. And we did ask questions about technology. My question to you is, did we ask the right questions? Are we even in ground? And I mention this because my friend, who's a lawyer from Russia, who Alex Khazav, I don't know if he's still here, but who I was at dinner with him a couple nights ago, and he asked me about resolving disputes that involve blockchain. And I said, what do you mean block? He speaks a little bit of a Russian accent. What's block? He said, block, like B-L-O-C-K, chain, like a chain. I said, I don't know what blockchain is. And my son, who was there, 17 years old, says, oh, blockchain. That's where they mine bitcoins. Which it took me into a level of knowledge of a universe that I have never heard of. So my question, Colin, is, are we asking the right questions? Are we even capable of asking the right questions, given where we come from and where technology is today and the potential where it has to go? Well,
Yeah, you guys asked the wrong questions, and this whole exercise has been a waste of time. I'm just kidding. I feel like I was being a little intentionally provocative before. That I think that for commercial dispute resolution, this community, to a certain extent, may be, of all of the communities within global dispute resolution, the best insulated from some of the change that's coming. If you look at where online dispute resolution has really gained traction, it's low dollar, high volume, low value cross-border cases. And the work at UNCITRAL, for instance, is really focused on cross-border consumer protection. So there's an enormous amount that's happening in that space. At eBay, I was a director of online dispute resolution at eBay and PayPal. We did 60 million disputes a year, which is more than the US court system. And Amazon does more than eBay, and Alibaba does more than Amazon. At Modria, we run the largest case volume for the American Arbitration Association. That's more than 300,000 arbitrations a year. But again, these are insurance cases, relatively low-value cases. I think that the target of the GPC series, I think the questions you asked were dead on. But what I want to say is the judges and the dispute resolution service providers and the academics that are studying dispute resolution are not going to be the ones who lead this charge. It's going to be the parties. It's going to be general counsels who come in and say, we insist on these efficiencies because this is the way our work is in every other context. So I think the way that you guys framed it is the right way to frame it. All I want to do is make sure that we're aware of what's coming and we put these tools in our toolbox so that we're designing for the future as opposed to designing for the So you lead me to a question that I wanted to pose to Nomi. So because Nomi negotiates, as she said, she listens to terrorists. She deals with people that we would label terrorists or difficult organizations. And the question you have, if you're talking to somebody, I'll make a hypothetical, you're talking to somebody, say, who represents ISIS, but they don't necessarily represent the interests of the people that ISIS controls, right? So you have this issue of agency, of a representative, and if you want, the body of people who are being represented. Let's take, every one of the panels today commented on the disconnect sometimes that we see between the different stakeholders, between, for sake of argument, say the lawyers are ISIS, the clients are the population. Some lawyers may not appreciate the comparison, but we have this sometimes not necessarily an alignment between the interests. How do you deal with that as we go forward? We're going to see that all the time, where sometimes, as Colin points out, it's the general counsels, it's the parties that need to change it, but are the parties really at the table? Well, that's an excellent question, and of course in my line of work we come across it all the time, where the groups who control certain territories most definitely don't represent the interests of the people in the territory. So what we try to do is, as I sort of said in the keynote sort of earlier, is we try to profile and map out the whole situation ahead of time. So therefore we bring the expertise as the regional experts. So to translate that to the commercial sector, you would have to have someone studying the interests not only of the representatives but of the actual. So it's exactly the same, as I said, everything is the same in the commercial sector and in the public sector. It's just that we're dealing with different issues. So the question is to be aware of the fact that the people at the table do not necessarily represent everyone. That's the first important. So awareness, I think, is key. And then as you're bringing in the mediators, and you can bring in co-mediators, as I said, or building up teams of mediators, you bring experts on the actual area at stake. So in your example, it's the geographical area. So say you've got, let's take Hamas for example. So Hamas control 100% of Gaza at the moment. They definitely do not represent the interests of 100% of the population there. So you bring in experts and local people to the table, basically, and if the representatives are not allowing them to be at the table, at least they feed in the information, and that's what one, and that's where you create kind of multiple channels. So you come in and with the information of the fact that actually X
interests are not represented at the table, and you try to... It's building up the team of the mediators and the support units to so that the picture is absolutely complete. That's what it's done. Later on, usually, you end up bringing in more individuals. So you initially speak to the representative, Pete. In your example, al-Baghdadi. So, for example, one of my friends penetrated Raqqa as an embedded voluntary journalist, a Palestinian friend of mine, and he did his film is online on Vice. And it was his risk, and he couldn't communicate with any of his team, and he was obviously being Raqqa alone. And I asked him afterwards, he won an award at the Frontline Club, which is a club in London that I'm a member of that awards fantastic journalist initiatives. So as you know, they're usually in conflict. They usually know more than anyone else because they're in the very front line. And I said to him, so what kind of points do you see for negotiations with ISIS? And we watched the film he made. And he said, well, actually, al-Baghdadi, you know, these are sort of their interests, obviously, brutal people, but I think that on hostages we can negotiate, for example. So you look at the points of where you can bring, you know, in the other people. So even, as I said, even the toughest, the most impossible sort of case scenarios, there's always a possibility of some movement. And yes, often the interests are not representative of everyone. But there is a way to bring them into the table gradually. Okay, thank you. And this actually feeds me into a question I have for Duarte. And I'm going to start to get you guys to move quickly because I'm going to get to a number of questions on this. We haven't heard from Duarte. By introductions, Duarte Enriquez is, in my view, one of the leading, if not the leading, expert on arbitration from Portugal, very active with the Portuguese Chamber of Commerce, the Court of Arbitration, and has written extensively, published extensively on third-party funding in international arbitration, is involved in many initiatives. So I think a lot of the discussion that we've heard today, and I think even in Nomi's discussion right now, we're assuming a certain level playing field of resources, at least, of the different participants at the table. But that's not always the case. Sometimes, Duarte, we have a big company like mine, and we have a small company, and frankly, you know, it's not a fair game. So, is that something we need to align, and how? Well, thank you, Michael. I think so. Well, actually, one of my first initial thoughts when I arrived here was when looking at this stage, I thought, well, the first issue that we are going to discuss is whether the playing field is leveled or not, because I have the strange notion of being compelled towards the public. So, and I was thinking, well, this could be and should be the first issue to discuss here. And really, I think you're right. When someone as a medium or small company faces a company like yours, it obviously faces a huge amount of trouble in terms of financial resources that must be allocated to dispute its case. So I think this kind of issues related to financial resources in terms of leveling the playing field will play a very important role in the future. And I think, honestly, this was not properly addressed today. We should have thought a little bit more about that. And to add some two more thoughts on this, I think also that we did not discuss sufficiently enough issues related to time and costs of the arbitration, the dispute resolution mechanism as a whole. And finally, my last thought on this that we should have talked about is the lack of expertise of some of the decision makers when you speak about adjudicatory procedures. I don't mean, well, even in mediation, I think the expertise of the people there, of the mediator, should be at stake. And we did not discuss
thoroughly this issue of expertise of the people do you mean domain subject matter expertise or process expertise? Expertise in how to mediate or expertise in mediating about, I don't know, I would say telecoms. Yeah, I would say subject matters of the dispute. Subject matter expertise. For instance, I'm watching Stefano, and I know that he recently is involved in a project of an institute for distribution disputes, to which he so kindly invited me to join. And this is a resource for having a specialized form of resolving disputes. And we also have, to Colin about Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, dedicated to technological companies and technological issues. And you also have, in terms of finance, Prime Finance in The Hague, who deals only with subject matters related to finance and banking disputes. I have a question actually about the profession. I think this may actually factor into a question about the professionalization of alternative forms of dispute resolution. But before I get there, I have two quick questions for Josephine. Actually, a quick one and a slightly longer answer. The first one is, Duarte just said, small companies come up a bit against a big company like Texas Instruments or General Electric, it's a very unmatched battle. Do you ever feel that you have unlimited resources to fight a litigation? Well, I cannot speak for Texas Instruments, obviously, at this point. But I don't think resources are always unlimited, per se. I think that there are other resources to consider, like time, like bandwidth, like relationship, and other things that we think about. But it is hard to sidestep the fact that if you have more funds at your disposal, you basically have the bigger stick, to use your earlier story about the tribe, where you sit down there and then you hit each other with sticks and see who can stand the longest. If you have more sticks and you have more staying power, you can't avoid the fact that you may be in a stronger position. But having said that, it doesn't mean that the smaller companies do not have any other recourse, because there are other things to consider. Okay, and thank you. It's actually, from our point of view, General Electric, I never feel that I have an unlimited budget. Nobody. I feel the opposite. I feel, like, as I say, here in Florence, I feel like we're not a big multinational. What we would say, una piccola società di sette dipendenti di Calenzano, is a small company with 7 employees in Calenzano, which is a small town outside Florence. I think we are measured on every euro or dollar that we spend. But I want to, political speech there. Let me go to Joe. I want to ask you something else, though. We'll go quickly now at this point. Every single one of the panels talked about, and the voting in the room focused on, the importance of the role of government in bringing about change in dispute resolution. We didn't talk a lot about, what government should do. Some of the last panel did, about what things could do. But you are based in Singapore, which is probably the most active government in the world, thinking about the present and future of dispute resolution, actually thinking about it as a way of attracting business to Singapore, both businesses that come to work in Singapore and the business of dispute resolution, law firms, arbitrators, and mediators. So can you tell us just a little bit, if you can, in 25 words or less, everything that Singapore has done in the last few years? Uh-huh. Okay, so it's going to be more than 25 words. I'm not going to speak for the Singapore government, but I will say this. When you think about government intervention, there is a tendency for people to think of a police state. But I'm telling you right now, based on the Singapore story, that the government can have a hand in it in a very non-obnoxious manner. And how Singapore does it is, it provides platforms, it promotes certain users, the Ministry of Law operates 2 community mediation centers, and then they do a lot of planning, they put together focus groups, they take a consultative approach, they put together legislation like the new Mediation Act that promotes a certain direction. And around the same time, they set up the Singapore International Commercial Court, the Singapore International Mediation Institute, on which I am on the board, the Singapore International Mediation Center. So it is a phase-by-phase
consultative, step-by-step, very friendly, facilitative approach based on a lot of study and research. And they support you monetarily, they support you with funding, and that's how a government can actually play an important part in influencing the direction. They won't tell you what to do. They won't punish you if you don't do it the right way, but they will welcome you and they will provide you the appropriate platform and support to go in that direction. And that's one example of how governments can actually support actually, this conference is one example, because the government of Singapore gave us 100,000 euros and is a global sponsor. So they're one of our anchor sponsors, together with the law firm Herbert Smith, PricewaterhouseCoopers, were other similar global sponsors. Yes. So, yeah. And and they approved recently a new legislation authorizing third-party funding in order to promote access to justice. So you see, Singapore, population of the entire country, 5 million or less, and the entire landmass is probably smaller than, I don't know, Florence. Huh? But I think they make it a practice to punch above their weight in this context. This has been a habit for them, for a country without resources and without land. They have become an expert in trying to cultivate and build up resources, and now this promoting Singapore as a destination for dispute resolution is one of Singapore Inc.'s main objective. And so everything they do, phase by phase, they do it with that particular objective. That's how you can do it. It's like any business. So to answer the question I think that people are asking today, you know, what can government do? We have an example of what is being done today as a model. Finally, I want to make sure that we touch on something that the last panel was very active in, and it touches on all of your activities, from technology to resolving disputes with difficult countries and organizations, or avoiding conflicts in difficult places. And that's the concept of professionalization. I mentioned it in my brief when I forayed into one of the other panels about you wouldn't go to a doctor who didn't have a license to practice medicine. Yeah. Interesting thing about license to practice medicine, however, is doctors have only had that license, I think, within the last 100, 150 years. Before that, you didn't need a license. Anybody could practice medicine, and they didn't do a very good job at it. You know, they would cut limbs, they would do, you know. The license actually was introduced as a way, not necessarily to increase the quality of the profession, but was to exclude people and to limit the number of people who could use. But in any event, for whatever reason, now we all want doctors who have a license, who know what they are doing. Yes. So we had in the last panel, Maria Cristina Sertorini from Thales, who's a user, said, you know, one of the problems with their organization is that the mediator is not seen as a professional figure, not seen as a recourse for the organization. Professor Cozy, I thought, gave some very good comments about lawyers needing to be trained to understand, you know, what mediation is about. Otherwise, everything will fail. Judge Civinini, who's a judge in Livorno, he actually trains mediators and talked to some about her experience. And Chiara Tondini of the Florence International Mediation Chamber, given, you know, very, you know, pointed out that the FIMC only use mediators who have an internationally recognized certification. So I guess my question to you is, in every area where you are practicing, do you see, is this an inexorable trend towards professionalized, you know, certified, accredited, I'm trained, this is what I'm going to, so I, yes. Duarte, well, let's go on quickly, Duarte. So I will speak for Portugal, of course. If you want to have a binding settlement made by a mediation, it must be conducted by a certified mediator. Yep. And this mediator must be certified by a certified institution providing certification services. But what strikes me here is that in comparing the profession of mediation and arbitration, is that in mediation you don't have someone, a third party, deciding the case of the parties, but rather to facilitate a settlement. Whereas in arbitration, for instance, you have three people or three persons, three arbitrators, or one arbitrator that is disposing of
the rights of the parties, is deciding the dispute. And this arbitrator must not be, or is not bound to be certified. There's no legal profession of arbitrator there. Once I, just to finish up this, once in Portugal, I spoke to someone high-ranked there, and I said, well, I think that we should start making, organizing a training and certified training for arbitrators. I was told to shut up. All right, a couple of minutes left. Colin, very quickly, the question's actually the same question to you, but it's sure. Twofold. Is what do you certify? Do you certify the process, or do you certify, are we going to get to the point where we would certify an artificial intelligence to be able to to resolve disputes? Which goes to the question, why would we ever create a sentient artificial intelligence? A little bit far afield, but I'm asking, you know, would we ever even need a judge who is an artificial intelligence? Sure. Or is that asking the wrong question? Because we would never do that. Well, there's a lot of people that talk about robo-judges and robo-arbitrators and robo-mediators. I think we're very far away from that happening. I think if we talk about building these artificial intelligences as if they were capable of, you know, anything from what a judge does to what an arbitrator does to what a surgeon does, I think that actually artificial intelligence is kind of brute force technology powered by increasing power of computers. I don't think we're going to get to the point where we have parties stand in front of an AI and make their case, and then the artificial intelligence decides that case. I don't think that's going to happen for the next 20 years, to be honest. But I do think that we will start to rely on algorithmic facilitated resolution flows, which are driven by business rules for low dollar value cases within the next 5 years. And will there be bodies that certify that these things operate, these things? Yes. And what you see in the courts in the United States is they use algorithms, for instance, for sentencing guidelines for judges. But all the algorithms do is make a suggestion, and it's a human judge that then decides whether or not to utilize that suggestion. So I think one of the things that an algorithm can do is if you put two, like night baseball or day baseball, where you put a final offer on the table and you ask the algorithm to decide which is fairer, algorithms are good at that. But algorithms are never going to be able to handle the human complexity and the nuance of people making their case and then listening and then rendering a decision and explaining that fully. Now, so baseball arbitration is where the parties put two offers on the table and the arbitrator must choose one, has no discretion to say what is fair. The arbitrator must choose offer from one party or offer for, so it tends to create an incentive to put an offer that says, choose me because I'm more reasonable. Yeah, that's what computers, and we are going to change the way that we resolve disputes to leverage the power of computers. But I'm going to say one other thing for you before you head over there. I actually think that certification is not going to be achievable. And this is based on my experience in the United States dispute resolution field over the last 20 years. We actually talk in the US now about how dispute resolution is not a profession. It is a skill set. Rebuttal from Josephine. There you go. Wait, not achievable for robots or for people? Let's this be clear. This is for people. I have seen people that have never had a mediation training who are incredibly good at mediation. And I've seen people that have taken 50 mediation trainings, and wow, they are bad. Well, and I think it's not okay, like okay. being Josephine, a surgeon. You've already responded with your body language, but we'll actually put some words to it. Whether or not someone has taken 50 trainings or 500 trainings, 5,000 trainings, is irrelevant to me if the training doesn't result in a certification or accreditation. That, to me, is merely a message to the end user, right, this person has been objectively tested and he can do the job or she can do the job. That is what I'm talking about. And on the other hand, if you have someone who's fantastic at it, makes no difference to the end user coming in from off the street, who doesn't know if you're a great mediator or not. So this is for the user's benefit, just like a feedback review, like TripAdvisor, right? I do agree with that. The signaling benefit of being on a panel that's well-respected, having that panel look at you and vouch for you, and also personal reputation from parties who say you do Absolutely. A good job, that is powerful. The question is, can we professionalize and say this is a community of people who are certified and they can call themselves mediators, and outside of this circle they can't call themselves mediators? I don't think we can come up with an exam that will help us say, yes, if you pass this exam, you're a good mediator, and if you fail this exam, you're a bad mediator. I don't think the skills that we're focused on are testable in that way, and that's going to prevent us from creating a profession like accountants, lawyers, and surgeons. And yet we are doing that, not just in Singapore, but
as far away as Fiji, 2 to 3 times a year for the last 4 years. We've been going there, which led to the setup of the Fijian Mediation Center, and all of them there are accredited by the Singapore Mediation Center of a certain standard. Very difficult discussion here, polar opposites. Very difficult conflict. Naomi, close us out. All of today. Last word to you. You've got experience. Naomi, which one of us is ISIL? You decide which one. So you close us out with how would you bridge this the gap? I think that's a perfect end to the GPC in Florence. So I think it is bridgeable, because I think they're fantastic mediators, and I see them in the UN and the EU. I also see some very bad ones. So I see them. I see the whole range. Who have no official training. I mean, us, you know, diplomats, I mean, they have years of experience in diplomacy, which is not such a different profession to mediation, because of course they sit with parties. And in many cases, either you have it or you don't. You either have the sensitivity, the patience, the curiosity to listen, the ability, which is, I think, probably the most important trait of a good arbitrator, to put yourself in the shoes of the other, to put your own culture, your own self, your entire sense of, you know, whatever you were brought up on, aside and think, that's what's important to them, that's where they're coming from. Everything that I was brought up on at home is irrelevant. There are not that many people who can do that, but that's what makes good mediators. Yes. And you can't quite teach that in a room. Especially not in rigid societies. I won't mention which countries, but certain countries have a country profile that is more rigid than the other. So the question, therefore, is, and therefore, I agree with you both. On the one hand, there's a lot you can't teach in the profession. On the other hand, the parties need to be reassured that there is something. So I think reputation counts for a lot. And that's where I think it's bridgeable, because I think if people can say, well, they mediated that agreement, they have no official qualification, but they have got 30 years of experience in mediation because they mediated, well, for my field, you know, I brought the example of San Egidio, it doesn't matter, they managed to do Bosnia, they managed to do, Richard Holbrooke was one of the best mediators in Bosnia, you know, sealed the Dayton Accord in 1995. He wasn't an official mediator. I've not seen, I worked closely with him, I've not seen anybody as good as him. Well, that from Alvaro de Soto from Peru, you know, in El Salvador. Outstanding. I mean, outstanding. Official training? UN, you know, not everybody in the Francesc Vendrell, who's Catalan. Outstanding on Myanmar. I mean, really outstanding. So you've got some personalities and they just have it in them. So I do think one needs, when one is thinking about how to move forward, one also needs to give the parties the assurance that this person doesn't have the qualification that is a 3-day course or a 2-day course. And I'm not belittling, but the problem is that you do have, you can pay 5,000, in London, in England, you can pay £5,000 for a 2-day course and get accredited. Mm-hmm. Now, what does that mean? Wow. Versus somebody that has, I may be exaggerating, it used to be the case a few years ago, but no, I think 3 days, 4 days, definitely there's some, because people make money from it. And they offer supposedly, you know, some silly, isn't also silly, but anyway, role play game and stuff. And then there's those of us who've actually been there, you know, in countries where we've been shot at and sort of had to negotiate with people with guns in their hands. So, you know, for us, it is a bit absurd. So the bridging really is to make sure that the credits can also go for experience. And as you say, the question, therefore, is one has to sort of figure out the details. Which is why in CIMI, you have an experience path. CIMI being Singapore International Mediation Institute. You do have a track for experienced people without having to sit through a course. So it's this debate, credit. I'm going to call it to say that this is a wonderful conversation. Fortunately for everybody here who's interested, the conversation continues not just today, but keep the app on your phone. You can follow future events. You can access the voting results for everywhere. I lied to you. I said I was going to end by 6:15. I've gone about 5 minutes over. Don't blame me. Blame Jeremy, the master of ceremonies. But if you blame Jeremy, also help me give him a big round of applause for doing a fantastic job and for doing everything he has done for the GPC. But I want to thank you to Israel. Thank you, Michael, and thank you to the panelists and to everybody. The discussion indeed can continue. There is a bar downstairs which is going to lubricate the discussion and make your discussions even easier. We do have, starting at 6:30, the play, and maybe, while I also should thank you, but I'll say it in a moment, but why don't you explain what's going to happen now, and then I'll, you know, we'll say the words. Okay.
Now we will go to the bar where we have a cocktail for about 15 minutes. And then we will go upstairs to the to assist to the workshop drama, The Ingenious Judge, in Giudice alla Rovescia, based on the novel written by Judge Luciana Breggia, who inspired the same project in education in elementary school to appropriate dispute resolution. Thank you to you all for being here. Thank you. And thank you so much to Jeremy.